Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Domenica 9 ottobre 2022, San Abramo, dallo studio 3 Lillo Zaccaria per le news. All'indomani della chiusura del palazzetto dello sport Vito Gentile, il comune di Ostuni ha incaricato in tempi brevi una ditta ostunese per svolgere gli interventi di manutenzione degli impianti elettrici, di terra, di protezione delle scariche atmosferiche e di rilevazione incendi con la verifica della copertura in legno lamellare. I lavori, con una spesa complessiva di 10.000 euro, mireranno ad eliminare le criticità emerse e ad acquisire le certificazioni obbligatorie per l'agibilità. Intanto è viva la preoccupazione per le associazioni sportive che fino a due giorni fa erano certe di usufruire degli spazi del Pala Gentile per l'imminente inizio dei campionati di pallacanestro e calcio a 5. Donato Avenia, direttore generale della Cestistica Ostuni, ha dichiarato di interrompere per quest'anno l'attività sportiva della prima squadra. In caso di riapertura avvierà solo il progetto del mini basket e del settore giovanile. Sarà difficile trovare spazio nelle strutture dei paesi limitrofi. Le squadre di calcio a 5 sono a lavoro per garantire il proseguo della stagione. Una notizia che non ci aspettavamo, dichiara Angelo Barnaba, presidente del Futsal Ostuni. Pensiamo anche ai tanti sostenitori che credono in questo progetto, agli sponsor, le famiglie e i tanti giovani che sono rimasti senza un luogo per divertirsi. Nicola Saponaro, presidente dell'Olimpico Ostuni, definisce la situazione una mazzata tra capo e collo. L'unica soluzione che abbiamo, se non dovessimo trovare strutture, continua Saponaro, è quella di giocare all'aperto. Se così non fosse, saremmo costretti a mettere in stand-by la società e svincolare i giocatori. Come lo scorso anno, Ostuni sarebbe stata anche la casa dell'ASD Carovigno Basket, società militante in Serie D per via dell'inagibilità anche del Pala Fernando I di Carovigno. Una situazione veramente drammatica. Non è più facile fare sport, afferma Luigi Greco, direttore generale dell'ASD Carovigno Basket. Intanto l'intera comunità spera di ritornare quanto prima a rivivere le emozioni sportive che solo le mura del Pala Vito Gentile sanno trasmettere. Giornata nazionale delle famiglie al museo. Oggi il Museo Civico di Ostuni invita i genitori e bambini alle visite guidate per la conoscenza del nostro territorio e le sue tradizioni. Si inizia alle 17.30. Info e prenotazioni al 347 524 71 52. Si chiama mandragora, è un'erba velenosa che è simile agli spinaci e si sarebbe mescolata con questi ultimi, tanto da provocare intossicazione. L'episodio è accaduto nel Napoletano, dove si registrano 10 intossicati, scatenando allarmismo. Onde evitare rischi per la salute, precauzionalmente sostituiamoli con altri prodotti. Sport calcio nella quarta giornata del campionato di eccellenza. Nel pomeriggio alle 15.30 presso lo stadio Nino La Veneziana, la SD Ostuni 1945 incontra il Matino. Quest'oggi alle 11 su Radio Ostuni va in onda lo storico programma in vernacolo Stun e gli Stunis con protagonisti d'eccezione. Il bollettino di ieri registra 1.339 contagi in Puglia e 2 decessi, 146 casi Covid nella nostra provincia. Si è spenta all'età di 60 anni Antonia Gullotta, vedova Furnari. La celebrazione esequiale si è tenuta ieri presso la parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa. Sentite condoglianze alla famiglia. La farmacia Denitto effettua quest'oggi il turno pomeridiano e notturno. Meteo, l'alta pressione resta ancora protagonista di tempo stabile, venti deboli dai quadranti sud-occidentali, temperature stazionarie, clima ancora mite, mare mosso. Citazione odierna, anche se pensiamo sia assurdo poter cambiare le cose, è ancora più assurdo credere che provare non serva a niente. È tutto, buona domenica.